Buongiorno, benvenuto al centro unificato di prenotazione dell'azienda sanitaria provinciale di Catania. Il servizio è attivo dal lunedì al sabato dalle 8 alle 14. Con noi potrà prenotare visite ed esami specialistici presso gli ambulatori dell'ASP di Catania. La informiamo che purtroppo in questo momento tutte le nostre 90 linee sono occupate. La invitiamo a richiamare più tardi o potrà prenotare direttamente attraverso il portale ASP City accedendo al servizio di sovraccupo regionale. La risposta è sempre questa, sempre la stessa, a qualunque ora si provi a chiamare. Per i cittadini è impossibile prenotare una visita tramite il Centro Unico Prenotazioni dell'ASP di Catania. Abbiamo provato più volte anche noi, questa mattina. Prendere la linea, ha spiegato ai nostri microfoni l'avvocato Carmelo Sardella, dirigente dell'ufficio legale regionale del Codacons, è come vincere un terno all'otto. E se per pura fortuna qualcuno risponde, le liste d'attesa per una visita ambulatoriale sono infinite. Dopo le numerose segnalazioni di chi esasperato non ce la fa più, il Codacons e l'associazione Articolo 3297, Associazione Italiana per i Diritti del Malato e del Cittadino, hanno presentato un esposto denuncia alla Procura della Repubblica di Catania. Abbiamo depositato un esposto in questi giorni alla Procura della Repubblica per Codacons, l'associazione Articolo 3297, Associazione Italiana dei Diritti del Malato e del Cittadino, per la grave situazione in cui versa il Centro Unico Prenotazioni dell'ASP di Catania, ma anche del Sovracup, CUP che è impossibile raggiungere per prenotare una prestazione sanitaria, quindi è quasi come vincere alla lotteria. Giornate se non settimane a telefonare per non riuscire a prendere la linea, perché la dicitura è sempre la stessa, 90 centralini che risultano occupati, si dice di riprovare più tardi, e se si riesce a fortunatamente vincere questa lotteria, comunque le prestazioni non vengono erogate in tempi ragionevoli, ma a distanza di diversi mesi se non anni, e quindi di fatto è negare le cure ai cittadini. Doveroso chiarire dunque le cause di questi disservizi in un'ottica di tutela della dignità e della salute. Doveroso verificare se possa configurarsi il reato di interruzione di pubblico servizio, perché fare attendere mesi, se non addirittura anni, per una prestazione sanitaria equivale a negare il diritto di cura, sottolinea l'avvocato, perché chi non ha la possibilità economica di andare da un privato è costretto a rinunciare a curarsi. Tempi di attesa irragionevoli, clamorosamente lunghi, tanto da o spingere naturalmente i più che possono verso il privato o di fatto negare le cure. Chi non può permettersi una visita dal privato, anche se urgente, è costretto a rinunciare. Questo naturalmente noi riteniamo sia assurdo, chiediamo quindi alla magistratura di verificare eventuali ipotesi penalmente rilevanti di responsabilità come interruzione di pubblico servizio.